No, Avellino è stata una mia scelta e sono contento di essere qua perché penso che ci siano tutte c'è la possibilità di salvarsi e di fare una seconda parte di stagione importante, quindi ho accettato subito, nonostante ci siano state altre proposte, però penso che questa squadra, questa piazza sia importante. Ecco, la tua duttilità tattica, le tue caratteristiche tecnico-tattiche ti portano comunque a svolgere con uguale rendimento sia la fase difensiva che offensiva e comunque ad adattarti a diversi sistemi di gioco. Quello di Walter Novellino lo sappiamo, insomma, prevede una difesa a 4 e 4 centrocampisti. Tu potresti in qualche modo anche agire, se lo hai già fatto, come esterno di centrocampo. Magari avendo un terzino di ruolo dietro. Allora, la duttilità sicuramente è una delle mie caratteristiche, questo lo dice insomma la mia carriera. Io nasco come terzino destro, offensivo di spinta, e poi ci sono state delle annate dove ho svolto altri ruoli. E a Vicenza addirittura facevo la punta esterna, per dire. Ovviamente con le mie caratteristiche, con le mie capacità, però mi sono adattato bene, poi quindi io sono a disposizione del mister e della squadra. Dove serve, insomma, sono ben contento di dare una mano alla squadra. Ci puoi raccontare come si è sviluppata la trattativa quando ti ha cercato nella sostanza da Vendino e poi se hai sentito prima di firmare il tecnico Vendino? No, il mister non l'ho sentito prima della firma. La trattativa è venuta fuori, insomma, a fine dicembre, inizio gennaio, insomma, quando il mercato si è aperto, è venuta fuori questa cosa, si è concretizzata e ho deciso di comunque rimettermi in gioco qua in questo posto, in questa piazza. Ciao. Ciao Lorenzo, Mangiopessa, Fotopagine.it. Volevo chiederti innanzitutto se puoi svelarci qualche retroscena su un inseguimento molto lungo di Avellino, che si protraeva già da qualche stagione quando eri al Sassuolo e poi sul tuo addio alla Salernitana. I tifosi non sono molto contenti del fatto che si era trasferito ad Avellino, ma soprattutto che hai lasciato la Salernitana. No, allora l'interesse dell'Avellino c'è stato già qualche anno fa, insomma in altre stagioni, e poi alla fine non si è più concretizzato. Adesso comunque sono qua e sono contento che si sia avverata questa cosa. E niente, a Salerno ho passato, diciamo, dei mesi un po' particolari. Non ho avuto molto spazio e ho giocato solo 8 partite per le scelte, non lo so, degli allenatori, insomma. Però diciamo che voglio accantonare questi 5 mesi e niente, la Salernitana è stata comunque porto rispetto per la squadra, la società, perché comunque l'ho sempre fatto nella mia carriera con tutte le altre squadre. La Salernitana fa parte comunque di una mia parentesi calcistica, quindi sono felice di averne fatto parte, però adesso insomma penso all'Avellino, perché adesso sono qua, insomma. Ciao, senti, l'Avellino Tartacocco, il tuo ex compagno di squadra, dovrebbe ricomporre quest'asse, l'altro grandissimo gol di Colton, l'Avellino, per caso l'hai sentito? Con Andrea c'è un rapporto di amicizia, al di là anche del calcio, quindi certo lo sento, e lo sento anche spesso. E ora io non so i particolari della trattativa, a che punto stanno o come si sta svolgendo. Io posso dargli un consiglio da amico e dirgli comunque di accettare. Se dovesse venire, io sono ben felice, perché comunque c'è feeling sia in campo che fuori, diciamo. Lorenzo, volevo chiederti, cogliamo l'occasione di questa conferenza magari per fare chiarezza perché si sono dette tante cose proprio sul tuo scarso impiego a Salerno, in realtà mi sembra più una scelta tecnica, la voglia di sfidare Jericho che è più difensiva rispetto a tuo, le tue condizioni fisiche sono attuali, non hai avuto alcun tipo di problema. No, ecco, questa cosa voglio scongiurarla. Sono girate tante voci, ma
Io ho avuto un'operazione l'anno scorso a metà aprile e quest'anno ho riniziato dal primo giorno del ritiro con la Salernitana, non ho mai saltato un allenamento, quindi io fisicamente sto bene, sono sempre stato bene e quindi le scelte erano tecniche, diciamo, fatte comunque dagli allenatori. E tu infatti che c'è uno del libro, prima allenamento, come ti è sembrato come tecnico da Collini e da chi ha preceduto? No, e il mister non devo certo presentarlo io, insomma mi sono trovato adesso, abbiamo fatto solo due allenamenti e ci sarà modo di approfondire le questioni calcistiche, quindi sono ben contento e felice di mettermi a disposizione sua e della squadra e di cercare di fare quello che è il suo gioco. A fine il tuo giudizio su questa Serie B, hai disputato diversi campionati di questa Serie B? Ma la Serie B magari il livello tecnico è leggermente calato, però è sempre un campionato molto difficile e ci sono sempre delle sorprese e magari delle squadre fatte per vincere che non fanno benissimo, quindi è un campionato difficile, equilibrato, però penso che comunque l'Avellino sia una squadra che non rispecchia la classifica, che ha valori. Ecco, appunto, mi hai proprio le due ultimissime parole mi hanno rubato la domanda in qualche modo, che diventa anche pleonastica, ma insomma volevo dirti anche in ragione del recentissimo derby che c'è stato, che comunque insomma hai potuto vedere da protagonista, che idea ti sei fatta dal punto di vista del livello tecnico di questa squadra, al di là della classifica? Insomma, ci sono buoni margini per fare un ottimo giorno di ritorno? Ma io se sono qua è proprio per questo, perché comunque penso e credo che sia una squadra che possa dare molto di più di quello che ha dato in questo girone di andata. Non vengo in una squadra per retrocedere o per fare un'annata insomma così anonima, quindi se ho accettato questa offerta è perché credo nella salvezza dell'Avellino e nella squadra e nelle qualità della squadra. Ultima domanda, posso? Ti prego. Presso un obbligo di riscatto in caso di salvezza, se non sbaglio, come è questa formula? Questa formula, perché dobbiamo chiederlo anche insomma hanno deciso le società, perché comunque io avevo 3 anni con la Salernitana e diciamo è stata scelta la formula più giusta per tutti, e proprio per far capire che comunque l'obiettivo è la salvezza.